Cominciamo, siamo Domenico, Francesco, siamo a Madrid e stiamo facendo una prova di trasmissione per quello che così momentaneamente lo possiamo chiamare UH Show o Urbano Umano Show. Quindi niente, questa è una prova proprio alfa, proviamo a parlare in italiano, vediamo se parliamo correttamente e qual è il tema di oggi, quindi... Tipo, per esempio, possiamo parlare di questo articolo che sto scrivendo, così magari mi aiuti un po' per i dubbi che ho. Va bene. Praticamente niente, l'articolo che scrivo è per la Ciudad Viva, che è un blog che tratta fondamentalmente di urbanistica, però vabbè, perlomeno le cose che pubblico di solito io o noi forse vanno un po' più sul campo dell'innovazione. Che campo? Innovazione sociale. Vabbè, insomma, praticamente raccontavo, in questo articolo comincia con un racconto un po' anche divertente. In pratica dico che sto lavorando a questo progetto con Domenico, che si chiama USDE, che è una serie di corsi online che si chiamano Experience, e praticamente racconto, no, quello che è successo ultimamente, che tipo all'inizio diciamo USDE è una serie, è un progetto di educazione espandita. Espandita si dice in italiano? No, educazione estesa, cioè qualcosa che va al di là dell'educazione tradizionale. Secondo te il microfono si sente bene? Ma proveremo, dopo vediamo se... In teoria dovrebbe più o meno... E poi praticamente... quindi corsi e poi poco a poco ci siamo resi conto che in realtà il progetto non era soltanto l'educazione, ma era molto di più, era anche cioè in pratica quello che stavamo facendo era costruire una rete educativa che andava molto al di là del corso in sé. Quindi abbiamo detto, noi, mi ricordo in questa riunione abbiamo detto no, non sono corsi online, è networked learning, quindi educazione in rete, no? La riunione dopo ancora ci sembrava che questo concetto del project learning era limitato, perché in realtà il progetto andava al di là, cioè non era soltanto educazione ma era anche professione, no? Quindi noi quello che facevamo era mescolare nella stessa rete professionisti e gente che stava più studiando, diciamo. E quindi abbiamo iniziato a parlare, abbiamo chiuso la riunione quel giorno dicendo no, non è networked learning, è un networking professionale ed educativo. La riunione seguente siamo resi conto che nemmeno quello bastava, perché in realtà era, cioè, quello che ci siamo resi conto è quel tutto il sistema del progetto e la struttura avrebbe funzionato non solo per l'educazione e la professione, ma anche per il progetto in sé, cioè che in realtà con lo stesso metodo, questo è capitato poco tempo fa parlando di AMAR, lo stesso metodo della rete e quindi dell'educazione in rete poteva applicarsi anche al progetto stesso, all'architettura. Abbiamo chiamato network design, quindi il disegno è fatto non in una struttura chiusa che è uno studio o addirittura centralizzato in una persona, ma fatto in rete. E quindi niente, poco a poco ci siamo resi conto che in realtà c'è sto USDE, Urban Social Design Experience, che era nato come un progetto dei corsi online, in realtà cioè era una cosa molto molto più vasta, forse molto più ambiziosa, tant'è che io sono, vabbè, cioè adesso non sto qua a spiegare tutte le derive, però insomma tutto questo, l'importanza della rete, del networking, che significa, no? Viene dal ragionamento fondamentalmente che oggi quello che è molto importante sono le connessioni e la rete, nel senso che se prima
la scuola come mezzo educativo ci aveva un interesse perché ci aveva basato sul riconoscimento, no? C'era la scuola ci aveva una reputazione e quindi io sapevo che andando in quella scuola, ecco, adesso che l'informazione è accessibile ovunque, quello che noi ci interessa per conoscere, per apprendere, in realtà quello che è importante è la connessione giusta, cioè nel senso la conoscenza sta lì, per esempio su internet, e quello che serve è come arrivare a questa. E praticamente a me questa cosa qua mi dava un po' le vertigini, e l'articolo parla, cioè cerca di rispondere a un dubbio che è quello di, cioè, ma in un mondo in cui tutto si gioca sulle connessioni, cioè. Il fatto che io arrivo all'informazione dipende dalla connessione. Chi se ho, e quindi se i sistemi educativi, tipo noi che facciamo educazione, sviluppiamo la connessione, no? Chi poi svilupperà il nodo? Nel senso, cioè, la connessione è interessante nel momento in cui si porta a un punto in cui c'è un'informazione Interessante. interessante. Se però tutti stiamo. Cioè, passiamo il tempo a cercare la connessione giusta. Tu dici che nessuno produce. Questa era un po' la vertigine che è un po' quella che è un po' quello che succede spesso su Twitter, no? Possiamo raccontare questa cosa di Wikileaks, che nelle pause caffè a studio, durante il periodo di Wikileaks, si parlava di Wikileaks e praticamente niente, durante la pausa caffè, avete sentito su Twitter questa cosa Wikileaks? E praticamente dopo un po', tipo un mese dopo, 2 mesi dopo, io ho fatto, ragazzi, devo ammettere che io non so chi è sto Wikileaks, sono ignorante, mi potete spiegare che è. E praticamente niente, la gente ha cominciato a dire, ah no, veramente io ho visto solo che è successa sta cosa, ma non so bene che è. E alla fine nessuno sapeva bene che era sto Wikileaks, perché nessuno aveva approfondito, no? E questo è quello che dice Baricco, no? La cultura di Di superficie. superficie. Cioè, che fa un po' paura perché comunque, cioè, dà un'immagine del mondo molto schizofrenica, cioè stiamo qua a fare tutte cose da nessuno sa bene Qui potrebbe venire fuori la domanda provocatoria provocativa, che è interessante sapere effettivamente chi è, che è Wikileaks o andare ad approfondire le cose. Ah. Sì, però. Ma io Sì, joder, però. Non so, credo. No, la domanda è un po' provocativa, però. cioè, allora in realtà io quello che penso rispetto a sta cosa qua, cioè nel senso io mi sono fatto questa domanda e ho detto, cioè, mi ha fatto paura, no? Poi in realtà, che è quello che dice Baric quando parla della cultura di superficie. In realtà uno si rende conto che cioè perché cioè la vertigine che io ho avuto o la paura che poi invece dipende dal fatto che tu pensi che se non approfondisci non conosci, che ci sembra forse una cosa normale, però in realtà potrebbe non essere così, cioè Sì. nel senso forse anche spostasse, che poi è quello che dice lui dei barbari, no? Cioè, forse il fatto stesso di spostarsi è conoscenza. Tant'è che non è un caso che lui la chiama esperienza, no? Come il Non lo sapevo. corso. Cioè, lui dice questo è fare esperienza, è la forma di conoscenza dei barbari. Sì, fra l'altro sarebbe interessante vedere anche cioè perché poi questa forma di conoscenza, che è esperienza, basandosi su questo movimento e sulla connessione, in realtà è probabilmente anche qualcosa di più collettivo invece che individuale, no? Nel senso che il modello dal quale noi siamo venuti è un modello che propone una conoscenza approfondita individualmente,
che in realtà, fra l'altro, si considerava, voglio mettere al passato, anche come un grande patrimonio, nel senso che una volta che io ho acquisito certa conoscenza, in realtà sto assimilando un grande patrimonio. E anche dal punto di vista di quello che tu commentavi, cioè della scuola, della referenza della scuola, cioè io vado alla scuola perché la scuola so che mi dà questa conoscenza. La cosa interessante è che in realtà questo modello anche del passato in cui dici io apprendo la conoscenza, poi da lì, dalla conoscenza, realmente ricavo delle risorse che in un certo senso sia intellettualmente, sia anche incluso praticamente mi permettono di vivere, perché io poi rivendo questa mia conoscenza, questa mia capacità per poter vivere. In realtà questo nuovo modello di spostamento in realtà ci dice che io non posso andare più in un posto o una persona a prendere questa conoscenza, ma il gesto, l'azione più importante è giustamente sapermi muovere, per cui il valore aggiunto oggi non è possedere questa conoscenza, ma riuscire a associarmi ad essa, no? Cioè, nel senso, io sì, sapere dov'è in ogni momento la conoscenza di cui io ho bisogno, quindi lì lo spostamento di cui parla Baricco, no? Che in alcuni, che probabilmente anche se si considera dal punto di vista dell'esperienza, quindi del processo, potrebbe essere qualcosa che tu raggiungi in alcuni casi anche casualmente, nel senso che muovendoti fai questa esperienza e all'improvviso in realtà ti ritrovi a relazionarti con delle cose che scopri essere realmente interessanti, quindi non so realmente qual è il risultato di tutto questo, però ecco, no. Ci sono questi due modelli, no? Sì, un'altra cosa, un altro dubbio che a me è venuto è che in realtà uno dice, prima io dicevo, prima le scuole erano interessanti perché cioè che è che è cambiato veramente, no? Io penso a Google, no? Google, internet, tu sai che l'informazione esiste e però cioè hai tanto accesso a tante informazioni oggi, no? Teoricamente sì, però cioè questa teoria non basta, perché tu cioè nel senso quello che è cambiato strutturalmente è che io adesso so che molto il 99% delle cose che cerco sì. Esistono già sì. Teoricamente, però in realtà questo è qualcosa che un cambio che non, che forse non c'ha effetti, perché è talmente inutile. Cioè il cambio forse più grosso cioè non è quello, forse il cambio più grosso è il fatto è Google, il fatto che ci sia Google, cioè o comunque il fatto che ci sia qualcuno o qualcosa che ti permette, che ci permette di trasformare perché cioè voglio dire, per esempio tu pensa prima di internet, no? Tu volevi, che ne so, volevi fare la ricetta originale, cioè no, volevi sapere qual era la ricetta più antica di Cina, metti. Sì. Cioè è molto probabile che sul pianeta Terra c'era qualcuno o qualche libro in cui c'era scritto. Però cioè, e tu potevi pensare e dire, sicuramente qualcuno nel mondo lo sa. Però era cioè non c'aveva. Sì, sì. Quindi forse quello che ha provocato il cambiamento non è, è il fatto che questa informazione diventa forse sempre più accessibile. Sì, fra l'altro c'è anche una cosa che secondo me è interessante e che ancora una volta penso che fa riflettere, nel senso che è vero che la tecnologia a volte provoca dei cambiamenti, ma questi cambiamenti sono sempre associati a delle nuove dinamiche, delle nuove formule di organizzazione che in alcuni casi possono essere incluso più importanti o più innovative della tecnologia stessa. A che mi riferisco? Mi riferisco al fatto che se probabilmente io ho la tecnologia per accedere a questa informazione, però poi non ho il diritto di licenza di uso
di utilizzare questa informazione, in realtà il grande potenziale della tecnologia si annullerebbe nello stesso momento, perché infatti questo è quello che hai detto, cioè in un momento in cui c'è il sistema delle connessioni proprio richiede a alta voce il fatto che l'informazione sia sempre libera. Sì, questa cosa è fondamentale, perché in realtà ci fa capire anche qual è il problema molto spesso quando ci troviamo in un dibattito in cui c'è colui che difende a oltranza la difesa della proprietà intellettuale quando parla con qualcun altro che invece propone una completa liberalizzazione di questa proprietà intellettuale, perché non arrivano mai a un accordo, no, queste due persone, perché in realtà stanno parlando di due mondi completamente diversi, no? Nello stesso mondo nessuno di tutti e due le proposte funzionerebbe, perché nel mondo di quello che propone la difesa a oltranza della proprietà intellettuale realmente non si sta tenendo in conto di questa nuova dinamica di accesso all'informazione attraverso la connessione fra diversi punti che crea un nuovo ecosistema che in realtà per se stesso spazzerà via chiunque invece si oppone a difendere i propri contenuti perché ritiene che li deve probabilmente sfruttare a livello economico, quindi vendere, e impedisce costantemente l'accesso, crea questo muro per l'accesso. E c'è invece l'altro che dice il valore aggiunto non sta nella produzione, nella vendita di questa informazione, di questo conoscimento, di questa conoscenza, ma sta nel darti accesso a questa conoscenza. Se dici io invece di vendermi per esempio un libro, un CD o quello che sia, io ti offro il servizio di diretto personale magari questi temi che io tratto nel libro, invece di venderti come contenuti, come conoscenza a sé stante, in realtà io ti vendo una lezione, una experience, potrebbe essere diretta, in cui parliamo di alcune cose, però che chiaramente quello che vendi è proprio l'esperienza fisica di questo scambio. Non so che domina poi tutta questa. Cioè io ieri è arrivato quando scrivo un articolo io faccio sempre uno schema, in modo che poi seguo lo schema e scrivo, no? Cioè, e praticamente alla fine la conclusione, che ancora non sono arrivato a scrivere, era che secondo questo ragionamento era logico il fatto che, cioè sembrava proprio evidente il fatto che il diritto d'autore, cioè è una cosa che esiste per limitazione, non per natura, non c'ha un diritto naturale, è un diritto che siccome non si poteva far meglio tu proteggevi, perché appunto quello che diceva la profondità, andare in profondità in realtà c'ha senso soltanto se tu stai in casa tua a studiare, studi a casa tua, ricerchi a casa tua, cioè nel momento in cui il processo si apre, In realtà sta cosa a me tendo forte, perché alla fine in realtà ci stiamo avvicinando a delle teorie filosofiche che io stesso non avrei mai immaginato essere così attuali. Per esempio, io se penso a Platone e Aristotele, no? Quando parlavano del mondo delle idee, che in realtà diciamo noi umani attingevamo costantemente, no, dal mondo delle idee, per cui una volta che noi avevamo un'idea la toglievamo dal mondo delle idee e la mettevamo nel mondo, no, nel mondo umano, e in realtà ci rendiamo conto di questa cosa che è talmente attuale, perché probabilmente io penso che siamo già abbastanza, molte persone che lo pensano, considerare che ognuno di noi è capace di creare conoscenza
come se fosse un motore immobile, cioè da se stesso creare conoscenza, e per cui avere il diritto di già di definirsi come l'autore di questa conoscenza, e quindi anche il diritto della proprietà intellettuale di sfruttare e di difendere questa produzione come un modello anche, no? Dice, io siccome sono il creatore di questa conoscenza faccio del bene alla società, però devo avere un ritorno, per cui questa conoscenza mi deve essere pagata, no? In realtà si vede oggi con questa network learning, in realtà ci rendiamo conto che qualcosa che succede costantemente, che la conoscenza è qualcosa che creiamo tra tutti, cioè non è possibile dire che io creo qualcosa per cui questa cosa mi appartiene e poi io la cedo agli altri. In realtà quando io la sto creando, semplicemente sto trasformando, sto collegando delle cose che già esistono, che per la mia capacità hanno un valore aggiunto, tutto qui, però non è qualcosa che io, no, che io posso considerare. E vabbè, quindi questa cosa poi ritorna al fatto di non so se poi nell'articolo ne parli, che noi parlavamo anche del network design, non so se ne parli. Sì, che praticamente cioè, vabbè, questo diciamo dipenderebbe praticamente il progetto, è il progetto della rete, no? Nel senso, per esempio, l'architetto oggi, anche questa cosa che l'architetto fa il progetto, pensare che l'architetto fa il progetto è pensare in un modo, quindi l'architetto che farà o che fa, disegna la rete, cioè disegna la rete che poi costruirà il progetto stesso, capito? Esatto. Disegna e fra l'altro può anche coordinare questa rete, no? Poi una cosa che è interessante è che già non stiamo parlando più di un processo di partecipazione, che questo ancora non ce l'ho chiaro come potrebbe essere l'evoluzione di questo concetto, però forse ci troviamo davanti alla costruzione di un o la definizione di qualcosa di veramente interessante, che è che da un punto di vista professionale noi architetti non ci dobbiamo più porre il problema se un progetto deve essere un progetto, per esempio il progetto di una piazza pubblica, se deve essere un progetto realizzato con la partecipazione pubblica, che sappiamo lì ci sono già, no, i famosi due punti di vista, c'è cioè chi ritiene che i cittadini non hanno le conoscenze per poter entrare in questo processo, c'è cioè chi invece ritiene che è assolutamente necessario che i cittadini... E comunque in ambedue le proposte rimaneva sempre un po' l'ambiguità e l'interrogativo relazionato con la riflessione, ma come facciamo realmente a far entrare anche grandi numeri di persone, grandi numeri di idee in un processo progettuale? Quando invece noi ci spostiamo da un processo di partecipazione a un processo di disegno in rete, possiamo riconoscere come ruolo importante il ruolo del coordinatore e del costruttore di questa rete, che riconosce l'identità intellettuale e progettuale di ognuna delle persone che partecipano a questo processo, però dopo si prende le sue responsabilità come coordinatore e sintesi di tutto questo processo, che poi è la stessa riflessione che io faccio spesso con i politici, che spesso si domanda se il politico deve entrare nel processo di partecipazione o no, e il mio punto di vista è che non deve entrare, però lì ci sono diversi punti, non deve entrare giustamente perché poi il politico semplicemente deve essere il garante di che questo processo di questo processo, nel senso che lui decide se il risultato di questo processo, in cui c'è stato anche dei tecnici che hanno fatto tutto una costruzione di una rete, delle persone che hanno partecipato e prodotto nuove idee, se il risultato lui lo garantisce e lo mette in produzione. Se lui nega, cioè, perché nel fondo, siccome non siamo in uno stato di democrazia reale, ma abbiamo dei delegati che ci rappresentano, loro si devono prendere responsabilità. Nel momento in cui noi arriviamo in uno stato di democrazia reale, allora cambiamo, cioè ci possiamo proporre l'idea di no, vabbè, siamo in un mondo, allora il politico deve entrare, ma perché il politico già è diverso, non è il politico da adesso, non è semplicemente un rappresentante, ma è il terminale finale di un insieme di processi. Invece in questo caso deve prendersi responsabilità, quindi
qua abbiamo, io penso che abbiamo risolto. Sì, 25 minuti su tagliare.